i personaggi, i libri da cui vengono i personaggi sono un classico della letteratura per maschi. Storie di spade, storie di cavalli, di cose. E solitamente anche i film lo sono. Questo è un po' un ibrido. Voi come vi siete trovate? Poi arriviamo anche a te, no? Voi come vi siete trovate in questa storia di uomini che fanno la spadata e che ricordano di quando erano più giovani, più virili? No, benissimo, per quanto mi riguarda, insomma, il mio personaggio è molto divertente, insomma, per un'attrice da interpretare, per cui il fatto di essere in un film maschile, diciamo prettamente maschile, non mi spaventa, nel senso che soprattutto nell'interpretare un personaggio come il mio, che è un po' l'antagonista di questi uomini, per cui io mi sento un po' alla loro pari, insomma, quindi nel mio caso non vedo, insomma, una difficoltà, una... Beh, io credo che questa stessa storia senza la controparte femminile sarebbe un pochino meno completa, cioè a rendere poi interessante il tutto è proprio il dialogo tra le due controparti, Milady coi moschettieri, Lancella con D'Artagnan e i moschettieri, Chicognac coi moschettieri, cioè sono fondamentali le donne, quindi non mi sono sentita, diciamo, piccola di fronte a una storia maschile, anzi sono contenta del contributo che abbiamo dato. Sì, sicuramente è una storia maschile, i protagonisti sono quattro uomini, appunto moschettieri non più giovani, e per questo fanno anche molta tenerezza, e il mio personaggio è, insomma, quello di una donna in realtà da sempre, fin da bambina, innamorata di questi moschettieri, e, sì, ed è, cerca di aiutarli in qualche modo, lei aiuta gli Ugonotti a scappare, quindi aiuterà anche i moschettieri nella loro missione. Io mi sono davvero molto divertita, ho un personaggio molto piccolo, ma insomma sono felice di averne fatto parte, perché è stato anche molto divertente tirare di spada, andare a cavallo, fare scene d'azione, divertente. Invece io ho una domanda per lei, da quando ho finito il film volevo farti questa domanda. Non posso ricordare tutti i film che hai fatto, ovviamente, che sarebbe troppo, ma se non sbaglio questo è il film in cui hai più minuti su schermo in assoluto, o no? Oddio, che domanda, non lo so, non ho mai raccontato quanti minuti sto sullo schermo, diciamo, di solito leggo il copione o il personaggio, però... Stavolta c'era poco da leggere. Beh, insomma... Perché non hai battute. No, non ho battute, però insomma il copione poi alla fine uno lo legge di solito, a volte, non sempre, dipende. Per il cinema si legge, la televisione no, perché aspetta tutta la ripetizione della ripetizione. No, questo, secondo te, non è il ruolo più grande che hai fatto al cinema? No. No? No, ho fatto, oddio. Il grande Cocomo forse era più grande? No, pure Zora la Vampira. Adesso non mi hai fatto la domanda che veramente non mi ero mai posto nella mia vita, però penso di no. No, qualcos'altro c'era, non mi ricordo tutto, devo essere sincero, anch'io un po', dopo 30 anni non è che ti ricordi proprio perfettamente tutti i film che hai fatto e quanto minutaggio sei stato in ogni film, anche perché poi... Non esistono piccoli ruoli, ma esatto, piccoli attori. E poi soprattutto in questo film pure ci sono poco, come sì, ruolo, nel senso che però è il ruolo più importante alla fine. Di questi ruoli ne ho fatti tanti in passato. Sì, nel film... Diciamo Deus Ex Machina, cioè il personaggio, certo, che poi ora non voglio dire. Sì, sì, però, sì, però comunque ha un'importanza superiore a quello che sono, diciamo, sono spesso affidato da autori di cinema a fare piccoli ruoli, però erano la chiave del film, insomma. Quindi... Nel film la costante del tuo personaggio è che subisce tantissimo, no? È un servo che prende un sacco di botte, frecciate, cose, perché non sente niente. Questa cosa la si recita, cioè tu alla fine ti sei trovato a recitare più che altro il dolore subito. È una cosa che, cioè, c'è una tecnica per che sia in un modo diverso. C'è una cosa bellissima che mi ha fatto lei o te, che mangio con le frecce, io. Il cestino, l'insalata con tutte le frecce attaccate, perché dopo 12 ore stai con le frecce attaccate tutto il giorno, no? Quindi il dolore viene anche in un altro modo, cioè comunque non è solo... Chissà chi te le aveva tirate quelle frecce. Insomma, sì, il dolore in qualche modo non lo prendi dal personaggio, ma lo prendi da quello che hai intorno, quindi è anche la situazione in cui ti trovi, no? Che accumuli l'espressione, perché comunque sai come funziona il cinema, no? Dai, il volo, vai, buona, non ho fatto niente, di solito, no? Devi andare a pregare il regista e gli dai, facciamo un'altra, no, c'è tempo, in televisione si va avanti, invece al cinema, bene o male,
si fa una scena al giorno, non se ne fanno 12 come in televisione, quindi c'è molto più la possibilità di lavorare con il regista, parlare, cioè costruire un personaggio. Ma qui in questa storia è tutto una macchina, un orologio perfetto scritto da una sceneggiatura. Poi c'è la comicità e la comicità degli attori. Abbiamo quattro attori che fanno commedia, cioè quattro attori, guardi solo le facce, capisci, insomma. Quindi questa è una commedia scritta, è un orologio perfetto. Poi c'è l'aggiunta dell'improvvisazione di cose come la lingua di Favino, insomma. Quindi è una macchina bella, non devi fare niente, devi seguire la linea, insomma. Questo era. Poi Giovanni è aperto a mettere cose in più, anzi è uscito proprio per questo, penso, un bel film.